vorrei fare un vaso. Conti, quindi con l'occasione ci fai l'onore di riascoltarlo quest'oggi. Prego.
Sorpreso con la loro iniziativa, con la loro voglia, con questo flusso e soprattutto sì, entusiasmo, stavo vedendo flusso. Tutte le proposte con grande fervore, con grande partecipazione. Rimanendo parecchie ore a scuola il pomeriggio e sabato, quindi con la collaborazione da parte di tutti i genitori, quindi veramente vi ringrazio. Ovviamente doveroso ringraziamento al dirigente Alfio Russo che è qui presente. Per la fiducia che ci ha dato, con fiducia appoggiato questo progetto, perché non si capiva bene di cosa si trattasse, no? Leggendo il sito poteva essere qualunque cosa, però qui si è sfidato. È stato sicuramente un accenno per poi metterci in gioco anche con delle cose un po' più scherzosine e magari studiate meglio, però era sicuramente un modo per lanciare questa iniziativa che partiva proprio da questo termine. Prego, certamente. Alle 7 di sera, su una spiaggia che è diventata un palcoscenico, con studenti impegnati dal punto di vista musicale, artistico, coreutico e con la recitazione letterario, è indice del fatto che la loro esperienza di apprendimento si svolge nel corso di tutta la giornata e nel corso di tutto l'anno scolastico. Ritrovarci tutti assieme qui è anche testimonianza dell'impegno, della dedizione degli insegnanti che con questi ragazzi hanno lavorato e continuano a lavorare, senza farsi intimorire dalle difficoltà e dalle criticità che si registrano anche nella nostra scuola di Lampedusa. Credo che questo testimoni anche la passione, l'impegno, l'entusiasmo sia da parte degli insegnanti che da parte degli studenti, sono convinto che questo è uno dei segni più evidenti di come l'esperienza di apprendimento si basi su attività di tipo concreto e diretto che consentono a tutti gli studenti di esprimersi al meglio, di sviluppare al meglio le loro attitudini, le loro inclinazioni e di dare il meglio di sé nella realizzazione di queste prestazioni che non solo servono a noi per restare meglio, perché speriamo che la bellezza alla fine ci salverà, ma spero che servano a loro per crescere, per formarsi e per realizzarsi nel loro futuro. Tutto questo si può realizzare grazie a una preziosa collaborazione delle famiglie che certamente si sono rese disponibili per accompagnare questi studenti nel loro percorso di formazione. Esatto. E quindi vorrei ringraziare anche i genitori che hanno fatto in modo che questa esperienza potesse realizzarsi e che diventasse anche uno dei segni tangibili delle attività sviluppate nel corso di quest'anno scolastico. Quindi grazie a tutti gli insegnanti, ovviamente grazie agli studenti e grazie alle famiglie. Grazie. Buon lavoro. Grazie per aver apprezzato, grazie. Seduta. Bene, l'ultimo ringraziamento anche al DSGA della nostra scuola che partecipa sempre attivamente a tutto, è una figura fondamentale. Vabbè, faccio arrivare un altro aperitivo, mi faccio perdonare.
Grazie al DSGA che è sempre presente col dirigente e sono di supporto in ogni nostra iniziativa. Veramente grazie anche dietro le quinte a coloro che non si vedono e hanno collaborato. Che dire? Ringraziamo per l'ultimo, io vi ricordo sempre tutti i ringraziamenti. Quindi... Ma scusate, il Dipartimento Artistico Musicale, ecco, ringraziamo alla tastiera Daniele Castelli, al flauto, alla docente collega di flauto Silvana Lauricella, alla chitarra Noemi Nobile, la grande Noemi Nobile, il mio Tommaso Talluto, collega anche lui, ne ho messo il ruolo che mi fa tanto disperare con la sua location, il collega di musica Antonio Chiarello, grazie veramente anche alle attività di supporto che sono stati qua giorno e notte quasi per aiutarmi, perché è stata un'iniziativa. Vabbè, ascolta, guarda, siccome siamo in vena di ringraziamenti e siamo abbastanza stasera prodighi di parole, io ringrazierei anche il personale ATA in genere, perché quest'anno insomma è stato impegnato anche a spostare continuamente, a aiutarci perlomeno a spostare un po'. Non per ultimo, diciamo il supporto del famoso ristorante Chiosco Calapalma, che ha permesso insomma anche la riuscita di questa attività, di questa manifestazione. E vedo proprio il progetto interdisciplinare che è iniziato dalla dottoressa Daniela Freggi. Prego, si faccia avanti, dottoressa Daniela Freggi. Domani continueremo il corso nell'ospedale delle tartarughe, quindi quando parlo di territorio e di ambiente marino, parlo proprio di questo studio, ecco, certo vino che facciamo giorno dopo giorno con i ragazzi. Quindi grazie. Dimentico Daniela Gullo, la nostra coreografa, non Daniela, pensa ma tu ti metti in disparte, Daniela, io senza Daniela non ho provato, ho rischiato qualche coreografia, ma con scarsi risultati. Daniela, complimenti, sei stata per me preziosa, non mi hai dato nessun problema, quindi hai lavorato in assoluto silenzio, quindi i miei complimenti a tutti gli alunni, pittori, ballerini, la parte recitata. Adesso un attimino diamo un attestato di partecipazione, mi sembra doveroso, per ingegno e talento, così che vi possa rimanere ricordo di questa giornata qua sull'isola. Grazie ancora, grazie. Di maggio per Sabì Pittura.
Liliana, complimenti, l'attestato anche per te, per il genio e il talento. Bravissima. La vostra musica, io continuo a dargli attestati. Questo volta vi lascio liberi, senza ricordare, tranne che gli spettatori hanno qualche altro video.